in compagnia di Gabriella Bove, che è un'insegnante di arte in un liceo. Siamo ormai verso la fine di questo seminario, sono state dette molte cose. Lei tra l'altro ci ha detto che è molto sacrificata, nel senso che insegna tantissimi studenti. Allora io le chiedo una cosa: professori, diciamo, costretti dalle contingenze, dal contesto, a insegnare in questo modo, riescono poi a mantenere una qualità di insegnamento degna, appunto, come abbiamo detto, degli interlocutori che sono gli studenti? Grazie mille. Sì, è veramente un'impresa insegnare in 9 classi, soprattutto in una fascia d'età che comprende, io insegno in un triennio, dai 16 ai 19 anni, seguire dei percorsi ministeriali immensi, quindi dobbiamo tener conto sia dei percorsi ministeriali che delle esigenze dei ragazzi. Io ho classi parallele, ma sono classi diverse, quindi il docente, se vuole ottenere qualcosa, deve sempre mettersi in discussione, soprattutto preparare le lezioni, quindi c'è un lavoro abbastanza impegnativo durante la settimana, che nel mio caso è soprattutto quello di sia preparare le lezioni che cercare di interessarli alla materia. Purtroppo è una materia meravigliosa che non dal 2010 con la riforma Gelmini non è considerata, perché le ore sono state eliminate nei bienni di tutti i licei. Io uso una metodologia un pochino diversa, perché grazie al fatto che io insegni in una città come Roma, mi permette di uscire spesso per visitare mostre, fondazioni, palazzi storici. Quindi in questo modo è facile per me avere una risposta positiva dagli alunni, perché gli alunni sono spronati a vedere le opere d'arte dal vivo, perché le opere d'arte vanno viste dal vivo e non certo dal libro stampato, anche se ormai i libri hanno un corpus fotografico meraviglioso. E quello che a me interessa è il percorso di vita che il ragazzo fa anche una volta fuori dalla scuola, e sapere che ci sono ragazzi che, pur avendo frequentato indirizzi non in ambito artistico, e che poi prendano altre strade, e che nelle loro pause di relax estive non entrino nei musei, perché si ricordano che nei tempi della scuola la professoressa li portava nei musei. Ecco, posso dire che penso in questo caso di aver fatto centro. Tante cose vanno riviste, come abbiamo detto in questa tavola rotonda, purtroppo la scuola è una comunità e ancora ci sono tantissime cose da fare. Tante ne sono state fatte, tante devono essere abolite, c'è troppa burocrazia, purtroppo la scuola è piena di carta, anche se in molte scuole italiane sta prendendo il sopravvento il digitale, però purtroppo siamo in una fase storica dove c'è sia il materiale cartaceo che il digitale, e quindi noi professori purtroppo diventiamo a volte degli impiegati, perché trascorriamo ore, come ha detto il professor Segneri, a riempire griglie e non abbiamo il tempo materiale per osservare, per ascoltare ogni singolo alunno, perché gli alunni sono delle opere d'arte, sono unici, ogni docente ha delle proprie esigenze, quindi dobbiamo cercare di andare oltre il voto, perché quello che a me interessa è soprattutto il percorso che i ragazzi fanno per raggiungere gli obiettivi. Io dico sempre a tutti i ragazzi: siete sempre più di un voto, perché purtroppo negli ultimi periodi i ragazzi si dividono in tante categorie, ci sono anche i ragazzi competitivi, i ragazzi che non accettano un voto anche soddisfacente, ma che per loro non è abbastanza, quindi entrano in competizione con se stessi, e tutto questo porta anche a problemi di ansia, stanno aumentando le ansie da parte degli adolescenti, e quindi la mia materia, per fortuna, è una materia che li educa al bello, alla bellezza, all'eleganza. E per ora non ho mai avuto in classe situazioni di disagio, spero di continuare sempre su questa strada. Buonasera a tutti. Grazie Gabriella Bove.